Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, io sto andando a fare colazione con... ne prendo poco stamattina perché ho già bevuto il caffè, mi sono svegliata alle 6:30, mi sono bevuta solo il caffè perché ieri sera ho bevuto una tisana, però questa tisana mi ha fatto un po' di su e giù. Vado a prendere giusto un po' di latte così e il caffè, vado a prendere il caffè. Però il vizio è sempre di mettermi qua in posizione dove sta la macchinetta, raga. Non mi ha abbandonato del tutto la macchinetta, però aspettate che andata del tutto, ma perde troppa acqua da sotto. Allora mio marito ha detto la togliamo, poi se la sistema lui piano piano vede un po'. Allora, siccome ho intenzione di fare lavori a casa, ma vi dirò più in là. Allora questa la metterò poi giù e la userò in un altro momento perché mi dispiace, perché è ancora buona, ha solo le perdite, cioè il ciclo della mia macchinetta, e devo andare a acquistare a giorni un'altra. Mi sono decisa un po' su un tipo. Bevo un caffettino e niente, io mi porto, mi bevo qui, preparo i bambini che li porto all'asilo e cominciamo la mia santa routine, quindi la mia morning routine mattutina, e quindi stiamo insieme oggi. Allora, stato attuale, vabbè, questo qui l'abbiamo messo perché mio figlio l'ha visto giù e l'ha voluto in camera, quindi abbiamo già messo le cose del Natale, non di autunno ma del Natale. Vabbè, però per accontentare Alessio e Mattia si fa anche questo. E niente, è stato attuale un casino. Yeah.
Allora, arrivato il pranzo, sto facendo i peperoni cruschi con pasta e fagioli e salsiccia. I peperoni cruschi non si usano in tutte le regioni, però nel sud, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia credo, però non voglio dire una bugia, non voglio dare cattive notizie. Comunque nel sud si usa tantissimo il peperone crusco, che è veramente buono. Si fa seccare il peperone, devi andare così, lo immergi nell'acqua, nell'olio bollente per pochi secondi e deve diventare così. Buono. Questo è un cibo dei poveri, lo chiamano, perché si faceva con le uova. Le scaglie di pomodoro secco con l'olio. E si metteva le olive nere passate in padella e dicevano che questo era il cibo dei poveri, che mo secondo me è il cibo dei ricchi, con le patate lesse pure. Lo devo fare, devo trovare le scaglie del pomodoro e devo fare questa ricetta perché è buonissima. Si fa patata lessa, le scaglie, il peperone, insomma tutte queste cose qua. Beh, mi impegnerò a trovarla, che non tutti la fanno, oramai sto diventando un cibo pure un po' dimenticato, ecco. E finisco di fare qua, alcuni me li vado a mettere nel boccaccio, rimangono sempre belli croccanti, e gli altri faccio trovare a mio marito che torna fra un po' dal lavoro. E niente, questa è la mia morning routine. Mi avete vista nelle pulizie, non mi sono fermata e mi fermo qui al pranzo. Poi apro un altro video, così no, non è tanto lungo e non vi annoiate. E niente, quindi ci vediamo dopo. Comunque, aggiornamento, la macchinetta non l'ho ancora cambiata, ma a giorni la cambierò. E niente, è tutto qua. Quindi ci aggiorniamo dopo. E dopo il pranzo, siamo nel pomeriggio, ovviamente non vi ho fatto vedere la cucina, se no vi annoiavo veramente. Sto facendo una pasta frolla, quindi andiamo a fare un bel dolce con simil Nutella, perché se no non so che merenda fargli fare oggi e domani per colazione. E quindi andiamo a fare sta pasta frolla e poi vorrei fare qualche altro dolcino, però se mi viene in mente adesso. Ed ecco qua la sbriciolata.